Sempre più spoglio, sempre più vuoto, sempre più nudo lo sfondo alle mie spalle, però ormai ci siamo e quindi per forza di cose spero anzi che l'audio possa essere di buona qualità, visto che avendo tolto un po' di cose sento un po' più di rimbombo. Nel caso vi chiedo scusa, dovete accettare questi giorni un pochettino bizzarri dal solito, ma abbiamo gli ultimi 4-5 giorni in questo studio. E poi ci sarà una nuova avventura, un nuovo sfondo, un nuovo inizio. Il battesimo di fuoco con Juventus Inter, che in realtà è già iniziata, no? Perché ieri sera in Italia-Macedonia 5-2 abbiamo avuto il gol dell'1-0 con Darmian, giocatore dell'Inter. Il rigore procurato da Gatti, giocatore della Juventus, tra l'altro unico difensore nella schieramento a 4 della Juventus. E unico difensore non dell'Inter, perché Darmian, Acerbi e Di Marco andavano a comporre l'assetto dell'Italia di Spalletti ed erano tutti e tre giocatori dell'Inter. Abbiamo avuto Chiesa, autore di una doppietta, che è un giocatore della Juventus. Quindi questa Italia-Juve-Inter, non so bene come fonderla, però giocatori di Juve-Inter già decisivi per quello che sarà il derby d'Italia. E non me ne voglia la nazionale con la sfida di lunedì sera decisiva per la qualificazione ai prossimi europei, ma non è assolutamente la partita più importante della settimana per me. Assolutamente no, perché Juve-Inter ce l'ho già lì nel focus, nel mirino, ed è assolutamente bello vedere, tra l'altro il primo gol di Chiesa servito da un tacco di Barella, tra le altre cose, ma è bello vedere Chiesa già così decisivo. Veramente meraviglioso. Tra l'altro una chicca tattica dal punto di vista dell'organizzazione di Spalletti è stata questa volontà di far entrare spesso e volentieri Di Marco dentro al campo. Già dai primi istanti di gioco c'era l'impressione che Darmian fosse il braccetto di destra, Gatti il centrale di una difesa 3, un po' come fa Bremer da noi, e sulla sinistra proprio Acerbi, per permettere a Di Marco di entrare dentro il campo, di non sfruttare l'ampiezza come fa di solito con l'Inter, ma Di Marco è un giocatore talmente tecnico che può fare anche quella roba lì, e lasciare Chiesa largo, perché poi Bonaventura e Barella si alzavano, avevamo Di Marco di fianco a Jorginho in cabina di regia, tra l'altro altro rigore sbagliato da Jorginho, tre di fila, quattro considerando quello in finale degli europei, importante, inizia a essere uno score abbastanza importante. Però poi davanti Raspadori, che si muoveva tanto per permettere l'inserimento proprio di Barella e di Bonaventura come trequartisti più che mezzali, e chiese Berardi dare tutta l'ampiezza del caso. Quindi un'Italia molto guardioliana da questo punto di vista, in cui si andava a prendere molto gli esterni. E infatti credo che non sia una coincidenza che ieri sera Federico Chiesa abbia fornito una prestazione di questo tipo, tra l'altro con un po' di paura iniziale, perché a Roma, per terra, dopo una pacca al ginocchio, Federico Chiesa, un pochino da noia, già lo Stadio Olimpico di Roma non è conosciuto per essere lo stadio migliore al mondo per preservare le ginocchia dei calciatori, e Federico Chiesa direi che ha già dato abbondantemente, quindi spero di non tornare più a vedere immagini di quel tipo che possono assolutamente dare preoccupazione. Tra l'altro io credo che ieri sera ci sia stata ancora di più la dimostrazione di quanto un giocatore come Chiesa sia stato di vitale importanza per la nazionale durante l'Europeo, perché poi quando è entrato Chiesa nei titolari si vedeva la differenza, e quando subentrava Chiesa all'interno della partita si vedeva la differenza. Giocatore veramente di caratura elevatissima, perché è un giocatore che nell'uno contro uno, quando lo lasci largo, dà del filo da torcere un po' a tutti, dà fastidio un po' a tutti. Poi è anche concreto dentro il campo, sta iniziando a diventare concreto in fase di finalizzazione, perché il primo gol è un gol da quasi da trequartista, da centrocampista, da fantasista, ecco. Di prima, dopo quell'invenzione di Barella, senza pensarci due volte, era fuori area. Quello è un gol che pochi attaccanti esterni ti fanno. Quindi Chiesa ha delle caratteristiche in questo momento anche dentro campo. Step di crescita. Perché quando è arrivato alla Juventus ti dava l'impressione di, però non ci giocava così bene dentro il campo. Vuol dire che lui è cresciuto tanto negli anni. Poi il meglio per me lo dà ancora sull'esterno, perché crea con facilità la superiorità numerica, e nel calcio di oggi dei duelli individuali è assolutamente importante. Mi viene in mente una partita divertentissima che è stata City-Leicester,
scusate, City Brighton, in cui due squadre con un'organizzazione tattica ben definita, alla fine quello che faceva la differenza era Doku, perché negli uno contro uno dava un po' fastidio, e per un po' uso un eufemismo, alla difesa della squadra di De Zerbi. Quindi gli uno contro uno sono non importanti di più nel calcio di oggi, e Federico Chiesa è un giocatore che riesce ad abbinare l'uno contro uno alla finalizzazione. Me ne viene in mente uno storicamente che giocando sull'esterno riusciva anche a segnare tanto e a segnare bene. Chiesa è ancora distante da quei livelli e probabilmente non ci arriverà mai, perché stiamo parlando di comunque uno dei migliori della storia. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo in maglia Juve, tra l'altro anche Chiesa ci ha giocato insieme all'ultimo anno a Juve, sto parlando ovviamente di Cristiano Ronaldo. Quindi quel giocatore che sull'esterno ti salta l'uomo in velocità e poi quando arriva dentro l'area di rigore riesce anche a fare qualcosa. Chiesa non è ancora a quei livelli, ripeto, e secondo me non ci arriverà, però è importante sottolineare la crescita di Chiesa anche da questo punto di vista. E invece il secondo è un gol molto bello, perché Chiesa fa tutto quello che sa fare lui, cioè parte da sinistra, si sistema il pallone, prepara la conclusione, il gol è meraviglioso, deviato, si impenna, va a finire sul secondo palo, ma da vedere è clamorosamente bello, con Berardi che entra dentro il campo e serve Chiesa in profondità, meraviglioso, semplicemente meraviglioso il secondo gol di Chiesa. Poi l'Italia si spegne un pochettino e prende due gol che poteva tranquillamente evitare, per poi riaccendersi nel finale, andare a segnare ben 5 gol e vincere per 5-2. Credo che tra l'altro sia una delle caratteristiche dell'Italia di Spalletti questa, perché non è la prima volta che parte bene, fa un primo tempo di un certo tipo, anche organizzato tatticamente alla perfezione, come dicevamo prima, con l'esterno che viene dentro per dare ampiezza a quegli altri, e poi dei blackout. Non so se per un discorso di cambi, non so se per un discorso mentale, però teniamola d'occhio questa cosa, perché in Italia di Spalletti lo sto vedendo sempre di più. Quello che volevo però commentare anche oggi insieme a voi, e credo che sia giusto farlo, è quello che a tutti gli effetti a me è sembrato una bordata di Chiesa nei confronti di quella che è la gestione della Juventus in questo momento. Perché ricorderete dopo Udine, Chiesa che dice vogliamo giocare un calcio moderno più propositivo, e ieri quando gli dicono ma questo blackout dell'Italia, Chiesa risponde: è un calcio di proposta, è un calcio in cui vogliamo andare in avanti, e se anche subiamo qualcosa come delle ripartenze dobbiamo accettarlo, perché è il bello di giocare propositivi. Cioè Chiesa sta martellando, no? Su questo punto, lo sta facendo capire che a lui piace quando ha la possibilità di. E ieri sera è sembrato veramente un Chiesa rigenerato nello spirito e in quella che era la sua forma primordiale, quindi di giocatore che fa effettivamente l'esterno d'attacco. Io l'ho percepita davvero come una bordata, senza giri di parole ve lo dico, l'ho percepita come una bordata. Però io vorrei anche evidenziare come ieri sera i gol subiti dall'Italia non siano stati gol presi perché l'Italia andava avanti, andava ad attaccare e se ne fregava di difendere. C'è un gol subiti perché qua la spia era andata su off e non più su on. Cioè il primo gol che prende l'Italia ieri sera è il gol classico che vedo il lunedì sera quando vado a giocare con gli amatori. Gol di disattenzione difensiva massima. Quindi non mi sono sembrati gol che l'Italia ha preso perché andava in avanti. E al di là di quello, secondo me una buona squadra è quella che con la sua proposta riesce a portarsi in vantaggio di 1, 2, 3 gol magari, come anche l'Italia, e poi ha la possibilità di gestire il pallone con il palleggio, mandando al bar gli avversari, perché se corre il pallone sono gli altri a doversi impegnare di più, il pallone non suda, gli avversari sì. Questa è un pochettino la mia lettura. Cosa che l'Italia poi ha fatto negli ultimissimi minuti di recupero per darci una dimensione che non è riuscita a fare invece quando era in vantaggio di più reti. Voleva, non lo so, provare comunque a giocare il suo calcio, però poi sui piazzati serve un po' più di acume semplicemente. Questo è un discorso, quello di Chiesa, che secondo me è giusto sottolineare per un motivo. Mi ricordo, dopo Juventus-Lazio, un mio intervento a Tutti in the Box, successivo a quello di Sabatini. Sandro Sabatini diceva, dopo Juve-Lazio di quest'anno, 3-1, che credo che sia stata la partita migliore e più convincente della Juve in assoluto, Sandro diceva, la differenza tra l'anno scorso e quest'anno è che quest'anno Chiesa e Vlahovic corrono, l'anno scorso no. E allora io ho detto, attenzione, non è la chiave di lettura giusta secondo me, perché bisogna considerare una cosa: quando l'attaccante
è costretto perennemente al lavoro di inseguire l'avversario, come tante volte abbiamo visto fare l'anno scorso, di inseguire l'avversario nella propria metà campo con compiti difensivi, non è che si diverta proprio tanto, fa molta fatica, poi te lo fa, però l'attaccante è fatto per altro, è nato per altro, gioca per altro. Quello dell'attaccante è un obiettivo differente, poi te lo fa magari, perché se l'allenatore lo chiede te lo fa, ma quando invece attacca sui 70-80 metri, va a pressare l'avversario che sa che se recupera quella palla lì fa gol, come il primo gol di Chiesa di quest'anno contro l'Udinese, è tutta un'altra dimensione. Quindi non è che l'anno scorso Chiesa e Vlahovic non corressero, correvano, ma correvano una porzione differente di campo, completamente diversa. Poi dopo Sassuolo abbiamo messo da parte l'arma del pressing offensivo per tanti minuti, e vi invito a vedere gli ultimi due video che sono stati pubblicati qua sul canale insieme ad Avome al Critico, perché ne abbiamo parlato, abbiamo analizzato tanto e i dati ci danno ragione. Ma banalmente dopo Sassuolo abbiamo avuto un gol di un attaccante, cioè Milik con il Lecce, e poi basta. Chiesa e Vlahovic si sono fermati a 4 gol come da Reggio Emilia in poi, quindi non è un caso che ieri sera Chiesa faccia una prestazione diversa, vada a rendere in maniera differente, così come non è un caso che in Juve-Lazio si sia visto un Dusan Vlahovic cinico, che fa male, che fa gol, come Chiesa che stava overperformando dal punto di vista delle realizzazioni, perché la storia di Chiesa ci dice che Chiesa sì, è un giocatore che può segnare anche tanto come il suo primo anno alla Juve, non è un giocatore da 20 gol a campionato, magari farglielo diventare, magari, perché sarebbe veramente, se Chiesa inizia a diventare il giocatore che ti crea superiorità numerica, ti fa 20 gol in campionato, non dico che sia da pallone d'oro, ma entra sicuramente nelle chiacchierate dei più alti piani calcistici, e significa che va a trascinare la Juventus, va a trascinare l'Italia, va a trascinare tutto. Però per permettergli questa cosa qui serve anche il fatto di accettare di andarla a giocare in avanti la palla, perché se poi la palla invece ti torna sempre all'indietro perché ti preoccupi più di far gol di non prenderlo, non è un discorso che i giocatori corrono di meno o corrono peggio, cioè corrono in porzioni diverse di campo, perché gli obiettivi, i compiti che vengono riferiti sono differenti. E ieri sera secondo me è stata l'ennesima dimostrazione di come post Sassuolo, post Reggio Emilia, siamo andati a limitarci tanto. Poi io sono dell'idea che la soluzione con Cambiaso che stringe dentro il campo, come faceva ieri Di Marco, e con Chiesa che tiene l'esterno, come abbiamo visto fare la Juve sia con l'Udinese che con la Lazio, un pochettino con l'Empoli, a me piace tanto, a me piace tantissimo, e credo che sia l'arma in assoluta. L'abbiamo visto fare con l'Atalanta anche in pre-season, non le abbiamo visto fare a Bergamo, però quella è l'arma della Juventus, perché Federico Chiesa è fortissimo a crearti la superiorità numerica nell'uno contro uno, nel dribbling, nell'andare a puntare l'avversario, e poi quando gli capita le palle dentro l'area, al limite dell'area, è un cannibale, inizia a sentire l'odore del sangue. Quindi occhio a sottovalutare questa cosa, occhio a dire è tutto bello perché arriviamo a giocare con l'Inter a meno 2, perché quello che abbiamo visto nella prima parte di campionato è stato sicuramente più convincente, meno redditizio dal punto di vista della continuità, ma più convincente. E non significa che se una cosa non ti ha portato punti ma stava funzionando bene sia meno efficace. E per analizzare sempre queste cose vi rimando ai due video che abbiamo registrato, soprattutto quello di ieri, veramente soprattutto quello di ieri, che secondo me è il più interessante di tutti e ci dà quella dimensione lì. Quindi le parole di Chiesa secondo me sono state una bella bordata della serie: avete visto una prima parte di stagione che riusciamo a fare delle robe diverse e anch'io facevo la differenza? Avete visto che adesso, nonostante i risultati ci dicano che la Juventus è a meno 2, non è esattamente la stessa cosa? Perché il giocatore si diverte, c'è proprio un discorso secondo me di divertimento, di piacere da parte del giocatore, e sono sicuro che con un po' di fiducia in più si possano ottenere risultati migliori. Poi, se devo dire la verità, in questo momento avrei paura a cambiare piano tattico ad affrontare l'Inter, cioè da quant'è che non stiamo facendo questa roba qui? Da un mese? Un mese e mezzo? 50 giorni? Ho paura che sia un pochettino arrugginita e andava provata nelle gare precedenti. Perché sennò poi magari ci provi con l'Inter, va male, dici, hai visto, l'ho fatto, è andata male. Eh sì,
però non ci stiamo provando, non stiamo dando continuità, non la stiamo allenando questa cosa qui. E secondo me era il nostro punto forte della stagione, il fatto di giocare una volta a settimana senza coppe per affinare qualcosa di diverso che si era visto nella pre-season, perché si era visto, e si era visto nelle prime gare di campionato. E se te lo dicono i giocatori stessi, anzi, non i giocatori, i trascinatori, perché Chiesa è un leader tecnico della Juventus, e quest'anno sta parlando e sta dicendo delle cose che vanno in una direzione. Io andrei ad ascoltarlo, perché dobbiamo veramente affidarci a lui. Ciao ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo con un prossimo video.